Signore e signori, siamo qui riuniti questa sera per raccontarvi una storia quasi vera. È la fiaba del lupo e dell'agnello, storia d'amore, di odio e di coltello. Nella vita è sempre successo che l'agnello ci ha sempre rimesso. Ma questa qui è una storia speciale e stavolta non va a finir male. Se state zitti e state ad ascoltare, adesso ve l'andiamo a cominciare. Tacamove! L'aneddoto racconta che in riva ad un ruscello c'erano fermati a bere un lupo ed un agnello. E il lupo, nonostante che si trovasse a monte, rimproverò l'agnello d'intorbidir la fonte. Smentito su sto punto, il lupo taglio corto, mio padre disse un giorno, mi fece un grave torto. E prima che l'agnello muovesse un'obiezione, aprì la bocca e ne fece un boccone. La leggenda vecchia e la sua morale è già bella e guasta, la contraddizione è fondamentale, però è rimasta. Là nella foresta ci sono due classi, i lupi e gli agnelli, gli uni mangia gli altri, questa è la prassi, grazie a quelle bestie credono d'essere fratelli. La legge della giungla si esprime in forme chiare, se tu sei lupo mangi, se no ti fai mangiare, perciò fatti mangiare, se il lupo sono io, in quanto siamo entrambi figlioli del buon Dio. Per evitare le scelte, la regola prevista è fare lo sciacallo, ovvero il qualunquista. Si mangiano le carogne uccise in eccedenza, le mani stan pulite e la coscienza. Il funzionamento è garantito a tutto il sistema dal fatto che i lupi hanno appetito a pranzo e a cena. Ma una debolezza molto evidente è il fatto scontato che chi vuol mangiare deve ovviamente essere minore quantità di chi è mangiato. Infatti a un certo punto in tutta la struttura, mancando ogni controllo, vi fu una strozzatura. La quantità di agnelli che al giorno si uccideva divenne ben maggiore di quella che nasceva. Paurosi di potere morire ad ogni passo, gli agnelli a poco perdevano tutto il grasso. E i lupi e gli sciacalli si posero in esame il rischio di dover morir di fame. Ma per rimediare alla congiuntura, la programmazione si razionalizza questa struttura che poi va benone. Gli uni mangia gli altri col vecchio schema, che è la condizione perché si mantenga in piedi il sistema, altrimenti si risponde con la recessione. Oltre il massimo prescritto, si uccidevano gli agnelli con sei mesi di preavviso e seguendo sempre un turno regolare e ben preciso. Gli animali più istruiti si associavano a difesa dei diritti degli agnelli con l'appoggio della Chiesa. Poi per opera di un gruppo di sciacalli un po' ribelli votata un'altra legge a favore degli agnelli che fissava per chiunque intendesse farli fuori il dovere di adottare solo metodi indolori. E così poco per volta ci si avviava bene o male verso una democrazia veramente occidentale, con le mutue, le pensioni, l'assistenza agli orfanelli. Fu deciso come premio per la classe degli agnelli di donare l'erba e il fieno fino al giorno della morte a un agnello su 200 legalmente estratto a sorte.
abbassare i costi e per ridurre i tempi, gli agnelli erano uccisi in base a noti esempi, non più così al minuto o come merce sciolta, ma solo più all'ingrosso e tutti in una volta. Ma il diavolo si sa che per quanti trucchi cerchi, sa fare ben le pentole ma non i coperchi, cioè per dirla in forma più esatta e perentoria, c'ha sempre una dialettica la storia. Gli agnelli messi in mucchio per essere quindi uccisi, capiron d'essere molti ma d'essere divisi, così poco per volta in seno a quelle masse si aprì quella che detta coscienza della classe. Coscienza della classe è facile a spiegare, vuol dire solo voglia di non farsi mangiare. La fine del racconto, la storia che viene.